la situazione la saprete nei prossimi giorni, quando decideremo chi sarà il direttore sportivo e poi conseguentemente l'allenatore, e cominceremo a lavorare da minuto dopo. Ma non è che adesso stiamo fermi o non ci stiamo occupando dei contratti che abbiamo, che in qualche modo dobbiamo rivedere o addirittura magari cercare delle soluzioni per quei giocatori che non vogliono restare in C, o per quei giocatori che, come giustamente diceva Carletto Di Renzo, non hanno la testa per stare in C, perché la Serie C noi l'abbiamo fatto un anno solo, se io me la ricordo bene, se non ci metti veramente la cattiveria giusta, ci puoi essere più bravo quando vuoi, ma alla fine prendi schiaffi dappertutto. Quindi ci vuole gente di categoria, ci vuole allenatore che abbia conoscenza di questa categoria e che faccia lavorare, perché da quest'anno io non ammetterò nessun tipo di ingerenza da parte di nessuno. I giocatori devono fare i giocatori, l'allenatore avrà la possibilità di decidere su tutto insieme al direttore. Quindi da questo punto di vista credo che cambieranno molte cose per Pescara, che forse la bontà e soprattutto la signorilità in certi casi viene spesso scambiata per stupidità. Siccome non siamo stupidi, impariamo dai nostri errori, ma cerchiamo di non ricommetterli. Insieme al vicepresidente Bankowski abbiamo fatto diversi incontri, abbiamo parlato con diverse persone per il ruolo di direttore sportivo. Con Marcello non abbiamo parlato, quindi voi dite che è in pollo, ma io non ho parlato mai con Marcello. Sicuramente un profilo che io personalmente giudico molto valido. Secondo me Marcello è bravo, perché ha costruito negli anni sempre delle belle squadre, guardando anche i conti del club, e quell'anno forse ha raggiunto l'apice. Però Marcello è bravo a prescindere dal discorso di La Padula di Donnarumma, come lo sono gli altri profili con i quali abbiamo parlato.